got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Teramo, San Nicolò e L'Aquila, i gol che abbiamo scelto questa settimana per risultati significativi, come vedremo poi. Salutiamo i nostri ospiti, torna Bruno Pace nel posto di opinionista, la sua postazione. Bentornato Bruno. Nostro amico, ma sappiamo, la nostra amicizia ormai è consolidata, quindi... vedono tutti perché ti amano tutti, quindi sono sicura che tutti ti vogliono bene, non ti sto prendendo in giro, sto dicendo la verità. E abbiamo un'autorità, il presidente della FIGC Abruzzo, neo rieletto, Daniele Orsonano, buonasera, benvenuto. Grazie. Ecco l'applauso dei nostri ospiti. E poi abbiamo una giocatrice del Pescara Calcio a 5, Pamela Gueli, benvenuta Pamela. Grazie, buonasera. Giocatrice di Serie A. Ecco qui adesso inauguriamo gli applausi, ma infatti non è mica sportiva, ma ci stanno. Maurizio Formichetti, ciao Mila, dirigente della Nippo Fantini, parliamo di ciclismo con te, sei anche il fiduciario del Giro d'Italia, per l'organizzazione del Giro d'Italia in Abruzzo. L'applauso non scatta questa volta. No. Il ciclismo è povero. No. E noi come sempre iniziamo da voi, perché vogliamo il vostro giudizio, il vostro intervento sulla nostra trasmissione. Vedete in sovraimpressione l'indirizzo email domenicasportiva@rete8.it e potete anche intervenire attraverso il profilo Facebook di Rete 8 Sport. Andiamo a vedere che cosa è successo in questa 17esima giornata in Serie A con l'aiuto della grafica che ci mostra il nostro regista Dino D'Angelo. Eccola qui. Chievo Sampdoria 2-1, Empoli Cagliari 2-0, Genoa Palermo, siamo su un risultato provvisorio sull'1-1, primo gol di Simeone, Quaison pareggia. Juventus Roma 1-0, Lazio Fiorentina secondo posticipo, siamo sul 2-0 per i locali, gol di Keita e Biglia. Milan-Atalanta 0-0, Napoli-Torino 5-3, a Pescara-Bologna batte Pescara 3-0, Sassuolo-Inter 0-1, Udinese-Crotone 2-0. La classifica provvisoria vede come sempre in testa la Juventus con 42 punti, Roma 35, Napoli 34, Milan 33, Lazio 31, Atalanta 29, Inter 27, Fiorentina 26, Torino, Chievo 25, Genoa 23, Udinese, Sampdoria 22, Bologna 21, Cagliari 20, Sassuolo 17, Empoli 14, Crotone 9, Pescara 8, Palermo ultima con 6 punti.
Mentre arrivano le vostre email, i vostri messaggi, ricordiamo sul profilo Facebook di Rete 8 Sport oppure all'indirizzo domenicasportiva@rete8.it, noi vi ricordiamo che non potremo mostrarvi le immagini di Pescara-Bologna prima delle 23:30 per gli obblighi che abbiamo verso la Lega in merito al regolamento sui diritti televisivi, ma intanto, se vi accontentate, c'è Bruno Pace che vi parla di questa partita però, nelle sue pagelle. Mi è mancato un applauso, forse. No, grazie. Dato che fai la spiritosa, Bruno Pace. Abbiamo appena cominciato. L'applauso lo meriterai tu dopo queste pagelle che non sono molto, guarda, oggi, molto benevole. No, che ne sai, tu siamo sotto Natale, allora l'albero, i regali, i panettoni, anche la tombola. Io ho preso il sacchetto dei numeri, ho tirato fuori, è uscito un 4. Ecco, 4. Vediamo, andiamo con la sigla, il pagellone. L'ho detto prima, te l'ho detto prima. Ha raddoppiato sì. Simeone, quindi siamo sul 2-1 e invece 4. Sì, ma un 4 mi dispiace, non sto mica ridendo, rido amaro perché insomma questa squadra ha mostrato oggi purtroppo, oltre alle solite carenze tecnico-tattiche eccetera, anche un po' un senso di abbandono alla situazione, per cui poche reazioni, quasi nulle, qualche screzzo tra di loro, i giocatori, insomma qua tutti sappiamo che per vincere bisogna tirare in porta, per fare un gol bisogna tirare in porta, non abbiamo fatto un tiro e quindi, e siccome questa è l'ultima fase di una serie di risultati del tutto negativi, veramente c'è da preoccuparsi e dispiace tanto, insomma. E poi andiamo avanti, questa settimana Bruno Pace ha scelto di non premiare il miglior biancazzurro perché secondo te non ci sono giocatori che sono emersi rispetto no, a... No, purtroppo sono andati tutti, non sono emersi, volevo fare il portiere, ma anche lui, secondo gol Bizzarri, si è alzato come mi alzo io adesso alla mia età, insomma, per niente, quindi si è fatto scavalcare, se no era quello meno responsabile. Però per il resto tutta... Sai cos'è Mila? Che adesso questi ragazzi che invece erano pieni di entusiasmo, andavano tutti incontro al gioco, alla palla, si smarcavano, adesso vedo che tendono un pochino a ritirarsi indietro, non sono più sicuri di se stessi e quindi anch'io quando giocavo ero un po' sciagurato certe partite e quando vedevo che non ero in condizione mi defilavo, cercavo di non farmi vedere e oggi in effetti abbiamo fatto una pessima partita anche sul piano temperamentale del carattere, insomma. Panoramica sulla Serie A, secondo Bruno Pace la migliore squadra della settimana? Ma è stato il Napoli secondo me, io ti avevo detto 9, tu hai fatto bene a mettere 8, va bene no perché eravamo già, lei vuol far credere che stiamo improvvisando, tutto il pomeriggio. Beh no, assolutamente, deve essere preparata la grafica. Sto però... scherzando, sai cos'è, il Napoli è da un po' che gioca molto bene, proprio ha trovato l'equilibrio giusto e ha trovato questo Mertens che è alto, è un soldo di calcio, però ha fatto 4 gol oggi e 3 la settimana scorsa. Come centravanti al posto di Higuain che invece è un colosso tutto, del tutto diverso, però sembra che funzioni, è un giocatore di qualità e questo Napoli ha trovato il giusto equilibrio, insomma. E quindi va da sé che il giocatore prescelto da Bruno Pace è... Sì, ecco, la signorina è juventina, avrebbe preferito che io avessi detto bianco-nero, però ha giocato meglio il Napoli della Juventus, riconosce, tu sei una sportiva. Sì, sì. Vabbè. Bene, adesso andiamo a fare la prima carrellata di domande ai nostri ospiti, innanzitutto il presidente Daniele Ortolano, vogliamo raccontare questa nuova elezione preceduta da diverse polemiche, ricorsi, però alla fine Ortolano è tornato ad essere il presidente della FIGC Abruzzo. I ricorsi li lascerei perdere Mila, perché già si è pronunciato il collegio di garanzia del CONI e credo che non sia quello in questo momento il non ritengo di entrare nel merito, insomma, di questa. L'abbiamo solo ricordato a titolo di cronaca, questo rafforza anche la vittoria che da 12 anni rispetto alle regole ho davanti sempre le carte federali, i vari regolamenti come presidente, quello che pretendo intanto da tutta la mia struttura federale ma anche dai dirigenti di società, quindi
sono stato l'unico comitato che ha promulgato l'assemblea e ha indetto l'assemblea 31 giorni prima. Il regolamento dice che bisogna indire le elezioni almeno 10 giorni prima della data. Quindi, e credo che questo sia stato un pretesto ed è stato l'unico pretesto che è stato portato avanti, non lo riconosco, non so nemmeno da chi, e perché poi alla fine di tutto, quando si parla poi di democrazia, di uguaglianza, invece quello che c'è alla base è il consenso, quindi il consenso, siccome le società l'hanno dato, l'hanno espresso notevolmente in anticipo, prima dell'assemblea, al presidente, a questo consiglio direttivo e ai delegati assembleari, continuo a dire che è stato un pretesto per dare forse un po' più di valore mediatico a qualche personaggio, a qualche persona che sicuramente non aveva ben presente qual era il cammino di questo comitato. Quindi, e aspetteremo poi tutte le altre di corsi con serena fiducia, come ho detto prima, perché siamo ampiamente entro le regole di tutto, della trasparenza, della possibilità di concorrere a tutti. Che credo... Il tipo di ricorso potrebbero fare? No, non lo so, tutto si può impazzire, possiamo chiedere di tutto, se uno fa un ricorso perché il regolamento dice che si può fare entro 10 giorni prima e tu la fai 31 giorni prima, capisci che in questa Italia che è un po' garantista si può richiedere di fare ricorsi dovunque, insomma, quindi l'assemblea lì è andata benissimo, abbiamo fatto quello che diceva e dice il regolamento, quindi con la manifestazione da parte della città, non solo con la loro presenza e la partecipazione, ma anche per come è andata, appunto dell'espressione di un consenso a un lavoro fatto negli ultimi 4 anni e anche prima, insomma, quindi questo è l'importante. Bene, in bocca al lupo e complimenti comunque al Presidente. Grazie. Per questa nuova soprattutto vittoria. Soprattutto in bocca al lupo, perché i complimenti li vogliamo prendere dopo, perché saranno 4 anni difficili, perché viviamo un momento difficile, quindi dobbiamo sicuramente mettere in atto altre politiche che possano favorire le nostre società, questo calcio dilettantistico e giovanile, il calcio sociale, quello che dico io, il calcio delle piccole comunità, delle aggregazioni, dei punti di aggregazione, perché nonostante quello che dicono, oggi l'Abruzzo riesce ancora ad esprimere con questa gravissima crisi giovanile, di valori nei giovani, anche di una diminuzione della natalità che interessa un po' tutta l'Italia, quindi abbiamo un abbandono precoce nella categoria juniores, però metteremo in atto tutto quello che possiamo per far sì che questo calcio continui, soprattutto il calcio delle piccole società, che rappresenta un calcio di una valenza sociale importantissima, perché sono adesso le uniche espressioni di aggregazione di giovani e di meno giovani, e quindi dobbiamo difenderlo, dobbiamo fare sì che anche le istituzioni ritornino a dare valore a queste piccole società che rappresentano comunque un momento di formazione anche per i nostri giovani. Grazie Pamela Gueli, come è stato questo tuo arrivo a Pescara? Tu sei un'ex giocatrice della Juventus, la squadra biancazzurra è quinta in classifica al momento nel campionato di Serie A, ma è anche una neofita di questa categoria. Sì, io sono molto contenta del percorso che sta avvenendo per la nostra squadra, perché appunto siamo una squadra che si è iscritta alla fine delle possibilità, e quindi per quello che ci eravamo preposti diciamo che stiamo portando avanti la bandiera. Sicuramente siamo una squadra che comunque ha lottato in ogni partita e quindi meritiamo il quinto posto, come meritavamo di essere un pochino in su. Magari nel girone di ritorno quei piccoli punticini che potevamo strappare li strapperemo, ma comunque siamo una squadra sempre in fase di crescita. Grazie, intanto c'è il terzo gol del Genoa. Sì. Maurizio, ci dici tu chi è stato? Milakovic. Grazie per il pronto aggiornamento, quindi una vittoria ormai che non avrà contrasti, penso manca poco alla fine. Fiorentina ha,
accorciare le distanze, anche sono 2-1. Zárate, l'ex. Grazie a Maurizio. Adesso la parola di nuovo a te, visto che tu sei un tuttologo, volevo farti un pericolo. No, mi hai coniato tu tuttologo. Sì, esatto. Dire, sono l'unica. Sì, sei la prima che mi ha detto che sono tuttologo. Però lo sai davvero, insomma, strano. No, che... Mi piace lo sport, mi occupo un po' di tutto. Volevo ricordare che Mister Pace prima ha detto che quando non se la sentiva si defilava un po', ma era difficile perché lui giocava, era uno dei pochi che giocava con i calzettoni scesi, di conseguenza. Ma vabbè, anche quello, no? Si poteva volta, tranquillamente trovare in campo. Ma cos'è? Una volta a San Siro fece un gol, e una volta ogni tanto succedeva, con i pantaloncini, i calzettoni c'è. Allora da allora, senza farmi vedere, come entravo in campo, tac, staccavo, ma non ho fatto più gol. Però, capito? Come, no, sul serio, ho fatto gol e già si ripete, invece... Invece no. Oggi come li porti i calzettoni? Lunghi, fino a qua, vuoi vedere? No. La prossima volta magari vieni con dei pantaloni un po' alla Zuava. La Zuava se li portavo quando ero bambino. Va bene. Maurizio, il Teramo, secondo pareggio consecutivo della gestione. Meno male, perdeva, meno male. Beh sì, al 93esimo è arrivato questo pareggio, ma ci si aspettava forse qualcosa di più, dato l'entusiasmo che aveva riportato la settimana scorsa. Veramente dal Teramo ci si aspettava di più da inizio campionato, perché la squadra è costruita, non dico per classificarsi al primo posto, ma per raggiungere tranquillamente i play-off. Ci sono stati tantissimi problemi, l'allenatore è stato prima defenestrato, c'è stato un nuovo allenatore, adesso è tornato di nuovo il vecchio allenatore. Ci sono state anche delle contestazioni, delle vicissitudini un po' particolari, però domenica scorsa e oggi il Teramo ha fatto bene. Mi auguro che questa sia la strada giusta affinché il presidente Campitelli si tranquillizzi e possa far sì che questo Teramo arrivi a giocarsi almeno un posto in alta classifica. Questo Teramo ha due problemi. Uno... che aveva due attaccanti due anni fa che hanno fatto 50 gol in 2-40, quello che era, quindi è rimasto questo senso di nobiltà che adesso non ha più. E poi c'è stata quella, purtroppo, quella batosta, quell'errore societario, quella situazione societaria non felice, per cui dalla Serie B sono tornati indietro, insomma. Sì, però l'anno scorso, quelle sono scorse. Sì, è vero, però l'anno scorso, nonostante tutto, con Vivarini il campionato è stato dignitoso, è stato buono, anche perché prepararti a giocare la Serie B, fai anche delle partite di Coppa Italia di Serie B, poi ti ritrovi a fare un campione di Serie C, là è stato bravo l'allenatore, ma anche la società a far quadra. Secondo me quest'anno il Teramo credeva veramente di puntare alla promozione, anche perché i giocatori li ha, Jefferson lo stesso, è infortunato da parecchio tempo, lo stesso Sansovini, due o tre colonne della vecchia promozione ci stanno, però sai, non sempre come si dice le ciambelle riescono con i colpi. Sì. Vorrei andare ai primi interventi dei nostri tifosi attraverso il profilo Facebook di Rete 8 Sport, se possiamo vedere la regia. Intanto leggiamo le email da casa, ovviamente interventi molto pesanti da parte dei tifosi. Mirko scrive: dobbiamo disertare lo stadio nella prossima partita casalinga e così a oltranza. E Stefano scrive: non siamo una squadra forte, è vero, ma neanche i cadaveri che stiamo vedendo in campo nelle ultime partite, secondo me alcuni giocatori sono già messi d'accordo con altre squadre per andare via al mercato di gennaio. Insomma, pesanti queste insinuazioni dei tifosi. Daniele Ortolano, presidente. Sì, si è rotto qualcosa anche nei rapporti con la tifoseria, questo mi dispiace perché credo che soprattutto la squadra, soprattutto Massimo Oddo, sia un tecnico preparato e che poi ama Pescara, insomma, e quindi credo che stiano dando tutto quello che possono per poter risollevare un momento così difficile. Io credo che la squadra abbia perso delle certezze, magari anche durante alcune partite, magari pure all'inizio. Io ho visto un paio di partite, anche quella con l'Inter, insomma, che è stata una partita straordinaria, persa per un episodio che poi le grandi squadre hanno sempre, e quindi durante il cammino qualche cosa è stato perduto, al di là della certezza adesso che forse
la squadra non aveva in organico le strutture, le certezze per fare un cammino. Scusa, stiamo vedendo le immagini della contestazione fuori dallo stadio Adriatico, Cornacchia, dopo. Questa è già iniziata la settimana scorsa, insomma. Sì, c'era stato l'intervento durante la festa del Pescara. Della festa del Pescara, quindi lì già si era rotto qualcosa. E, per me c'è stato un errore. Il peccato originale è stato che hanno sottovalutato la Serie A, che invece è tutta diversa, e hanno sopravvalutato il nostro organico, perché noi ci siamo presentati a giocare un campionato di Serie A con la squadra dell'anno scorso, su più due volte, però senza i 30 gol di Labadula, senza Torreira, senza Mandragola, senza quelli che avevano più qualità e per cui avevano mercato e sono andati via. E abbiamo cominciato con sto gioco, eccetera. E poi soprattutto, secondo me, il lato più debole della nostra squadra è la mancanza di fisicità. Sono Maurizio non è d'accordo, Maurizio no. Volevo dire che Palermo ha accorciato ancora il gol da Niga 3-2. Tutte reagiscono, non solo noi. Sì, no, reagisce. Però, Palermo. Bruno, se mi permetti, fino alla partita col Sassuolo, che Pescara comunque perdette sul Sassuolo campo. È la quarta partita, non è mica... No, fino a quel momento la squadra aveva giocato bene, con il Napoli meritava la vittoria, con l'Inter non meritava la sconfitta. Secondo me le partite... Maurizio, però, scusa, con Napoli e noi vinciamo 2-0, potevamo fare il 3, però la Serie A non ti perdona, è arrivato un cross, coda, come si chiama, cosa, sì. Non l'ho mai visto, perché infortunati, sono sempre infortunati, ha bucato il gol, ha fatto gol, Mertens ha fatto l'altro gol e tutto quanto, col Sassuolo... E noi abbiamo, cioè, le squadre grosse giocano aperte e ti permettono di esprimere quella tua qualità, che era sto fraseggio veloce tra i giocatori, però noi abbiamo un fraseggio molto brillante, abbiamo avuto, ma senza la testa, perché non potevi concludere, mancava davanti il punto di riferimento per concludere il fraseggio, e dietro prendevamo dei gol, Maurizio, che in Serie A non si possono prendere. Però quei due su cui hanno puntato, uno non ha mai giocato, sembra infortunato, l'hanno preso in Manai non si è mostrato. Ma Manai è un ragazzo del 96-99, per la Serie A. E non è per la Serie A, e quindi è una presunzione per andare a pensare con Manai. Pamela, facciamo intervenire una giocatrice, tra l'altro tu vieni dal calcio a 11, quindi sì, ne sai qualcosa. Stavo ascoltando, perché io sì, arrivo dal calcio a 11, ma il calcio a 11 maschile lo sto seguendo veramente poco. Anche se da quando sono in questa realtà pescarese vedo comunque la tifoseria pescarese molto legata a questa realtà del Pescara. E sinceramente, guardando adesso le ultime battute, tifosi inferociti, tutte queste cose qui, mi fanno dispiacere per lo sport più che altro, perché pensare che una squadra comunque non adempia a quello per il quale si è stata iscritta, e soprattutto dei tifosi si sentano comunque presi in giro da una squadra che sostengono, sinceramente mi dispiace, perché è una brutta pagina per lo sport. Solo questa cosa qua. Bruno, volevo sottoporti la domanda di un tifoso, Maurizio, che ci scrive: volevo chiedere perché Oddo ha snaturato la sua filosofia di gioco, che appunto ci ha portato in Serie A, rinunciando a quel gioco aggressivo e propositivo per arretrare fin dall'inizio nella propria metà campo. Abbiamo appena detto, perché loro hanno il gioco propositivo in Serie A, però arrivato a un certo punto dell'attacco devono tornare indietro, perché non c'è l'attaccante, per mancanza proprio di presenza fisica, non c'è l'attaccante, deve tornare indietro. E poi perché in Serie B, in Serie A incontri avversari di diversa caratura, insomma, non sempre, e non gliela fai. D'altra parte i numeri non tradiscono, noi su quante partite sono? 17, 18? 18, per 3 fa 54, su 54 punti a disposizione ne abbiamo presi 5, perché 3 sono stati presi a Sassuolo, a Tavolino, quindi insomma i numeri sono quelli. Ho letto una dichiarazione di Oddo su Gazzetta.it, mi diceva: andiamo avanti compatti, non ci sono problemi. Lui dice che non lascerà la squadra, a meno che non lo cacciano, ha detto proprio. Detto, avanti tutta. Tra l'altro la squadra è con lui, perché Manai ha dichiarato che nessuno è contro l'allenatore. No, volevo dire che ieri sera io ero al un albergo qui in zona dove era il ritiro la mia squadra. E tu cosa facevi? Ah, perché e c'era anche il Pescara. E ho visto un po' l'ambiente, non era un ambiente. Ma non può essere. Era un ambiente molto dimesso, distratto. Ecco, volevo.
Quindi non era carico un per... Beh, è difficile comunque trovare la carica, questo, in questo ci può aiutare Pamela. Dopo un periodo di sconfitte, demoralizzarsi è la cosa più naturale, insomma dove trovare ancora la forza di poter fare risultato? Diciamo che il calcio è così, ci sono le vittorie e le sconfitte. Facile è quando la nave affonda abbandonarla, quindi fa onore a chi comunque non... Fa onore a chi comunque non abbandona la nave, in questo caso l'allenatore e i giocatori, perché sarebbe troppo semplice abbandonare la squadra quando si perde, cercare comunque una realtà vincente. Quindi sicuramente rispondendo, il clima quando si perde non è mai del tutto sereno, anche perché si scende in campo per vincere, se si perde e qualcuno è felice, a quel punto diventerebbe un problema. Andiamo al profilo Facebook di Rete 8 Sport, i tifosi che ci scrivono anche da lì. Ecco Mauro, buonasera a tutti gli ospiti. Domanda per Pamela Gueli: quali sono le differenze tra il calcio a 5 e il calcio a 11, oltre alle dimensioni del campo? Grazie Mauro, andiamo avanti. Marco che ci fa vedere la foto di Pescara, siete la barzellettiere d'Italia, insomma pesante anche, è ironico comunque questo commento, primo classificato al campionato delle barzellette, quindi una ironia sul presidente Sebastiani. Santino, ormai non bisogna aggiungere nient'altro sui problemi strutturali della squadra, un delfino molto giù, ma i numeri a distanza direbbero che il Pescara può ancora risalire la china, ora i preposti addetti ai lavori sanno benissimo cosa dovrebbero fare a gennaio per rispetto della città e dei tifosi, sì anche per rispetto loro, oggi credo sia l'ultima domenica sportiva del 2016, pertanto buon Natale, buone feste, grazie e anche alla redazione di Rete 8 Sport, grazie anche a te Santino, buone feste, guarda cosa ha inventato, ecco, ci fa vedere il trabocco con il delfino, grazie Santino. Due domande, una la girerei al presidente Ortolano, cosa aspettarsi a gennaio, i rinforzi naturalmente, però quali giocatori vorranno venire a Pescara e sposare questa situazione? Ma sicuramente qualche rinforzo ci vuole. E intanto aspettiamo anche quest'ultima partita perché a due ce ne sono. Sì, no, dico Palermo, sì. Fino alla fine Fiorentina, Fiorentina e Palermo. E i giocatori vengono, possono venire perché il campionato non è finito, c'è tutto il girone, oltre a queste due partite, c'è tutto il girone di andata e di ritorno. Io dico soltanto una cosa, il campionato di Serie A di 3 anni fa, mi pare, quando prendemmo 20 punti, 21. 22. No, facevamo 22. No, 22 punti a Firenze, vincendo a Firenze 2-0. Potremmo fare il contrario. Quello volevo dire. Io tra parentesi a Firenze e Bologna c'ero, quindi ricordo le parate di Perin in tribuna, erano impazziti i tifosi della Fiorentina. Insomma. Anche lì c'è. E nonostante tutto, poi il girone di donna abbiamo fatto 4 punti, quindi qualche cosa nella struttura della società c'è stata, insomma. Quindi credo che con qualche rinforzo e soprattutto con un pizzico di fiducia in più, un risultato in più, io oggi sentivo l'intervista di Massimo, era ancora combattivo, sentivo che aveva ancora la forza per poter trascinare, almeno a combattere questa squadra. Chiaramente deve avere qualche punto di riferimento in più, come diceva prima Bruno Pace, insomma. Sì, l'Empoli però ha già 6 punti davanti a noi, che poi sono 7. Vabbè, però io voglio dire che l'anno scorso quelli ce n'avevano 22, quelli che ce n'avevano 14, ce n'avevano 8 in più. Noi abbiamo fatto 4 punti e quell'area l'hanno fatto un'altra 20, quell'anno si salvarono a 39 punti. Quello che mi risulta, sta seguendo Bovo da parecchio, ma Bovo è indeciso, dice a Torino, anche se non gioco titolare, un'altra realtà, un'altra tranquillità. Con una squadra come il Pescara in questo momento è ultima, staccata, eccetera, è chiaro che lui da professionista, poco sportivo magari dal punto di vista nostro, però non scusate, credo. Vi interrompo per dare la parola a Pamela perché c'è una domanda anche per lei, differenze tra il calcio a 5 e il calcio a 11? Tutto, sono due sport completamente diversi, anche se si giocano con i piedi e con un pallone, sono due sport completamente diversi. Allora il calcio a 11 è un gioco che si gioca sull'ampiezza, sulla fisicità e ha una corsa molto rotonda, mentre il calcio a 5 è uno sport comunque brevilineo, pieno di scatti, con una tecnica, quella che nel calcio a 11 era il tiro della gente un po' scarsotta di punta, calcio a 5 è il tiro del fenomeno, quindi sono
sono due sport completamente diversi e poi naturalmente girano molti meno soldi nel calcio a 5 come quelli che non sono quelli che girano nel calcio a 11, quindi è rimasto ancora uno sport dove che, deve sviluppare, che si deve sviluppare, ma se ti posso anche rispondere, cambia anche il calcio a 5 femminile con il calcio a 5 maschile, perché anche lì ci sono delle differenze, non solo economiche, pur essendo comunque lo stesso sport, le donne hanno la stessa capacità tecnica, ma comunque sono due fisici diversi e quindi la velocità d'esecuzione del passaggio, del tiro e di tante altre cose sono inferiori, anche se comunque sia il calcio a 5 femminile comunque è un bellissimo sport da vedere dal vivo, anche se magari qualcuno pensa che interpretato da donne non sia la stessa di pari livello. E ricordiamo che nella vostra società c'è anche il calcio a 5 maschile e Pescara che è campione d'inverno. E poi comunque ne parleremo più approfonditamente, avremo anche un'intervista. Il tuttologo, le breve intervista sul calcio a 5. No, una domanda, no, semplicemente perché ha lasciato il calcio a 11 per andare al calcio a 5? Ma io nella vita ho cambiato tante cose, più che altro per trovare nuovi stimoli personali. Lascio il calcio a 11 perché nel calcio a 11 comunque ho vinto due scudetti, un europeo, una Coppa Italia, e quindi cerco di ritrovare gli stimoli positivi anche per rimettermi in gioco, perché comunque chi arriva dal calcio a 11 e ha fatto una grande carriera non è detto che poi nel calcio a 5 si affermi come grande giocatore. C'è sempre di mezzo un compromesso che è l'umiltà. L'umiltà di rimparare, di rimettersi in gioco, e quindi io penso che a un certo punto nella vita per dare di più bisogna rimettersi nella fase iniziale, così ho cercato di ritornare alle radici in un altro sport. Ma paga più il calcio a 5 o il calcio a 11? Guardi, nel calcio a 5 femminile e nel calcio a 11 femminile le paghe sono dei rimborsi. Ma entro in merito di questa cosa delle persone che decidono comunque di pagare anche delle donne per giocare, perché gli impegni comunque sono uguali al maschile e i nostri stipendi sono forse la macchina, il gasolio di un ragazzo che è l'ultima ruota del carro nel maschile. Quindi la cosa che fa onore nel calcio femminile a 5 e a 11 è che alcune di noi lavorano e studiano, perché un futuro sicuramente non ce l'avremo grazie a questo sport. Tipo di sport. E noi riflettiamo su quello che ha detto Pamela, perché abbiamo la prima pausa pubblicitaria. Vi ricordo che alle 23.30 potremmo vedere insieme il servizio su Pescara Bologna. A tra poco. Dando i risultati degli posticipi, perché ci sono delle novità, il Palermo rimonta alla grande. Tutto penso che abbia vinto, perché siamo a 38. Perdeva 3-1, aveva vinto 4-3. È un problema pure per la squadra adriatica a questo punto. Piove sul bagnato. Un risultato che non fa bene al Pescara. E, leggiamo altre email da casa. Io volevo chiedere intanto a Bruno Pace, questo atteggiamento di Oddo nel non voler mollare la squadra è lodevole secondo te? O? È lodevole, sì, è sempre un capitano, anche se era uscito sui telefonini oggi, stasera, eccetera, che Oddo aveva dato le dimissioni, però non è stato ufficializzato. È lodevole, lui è un combattente, la fa anche lui, però non vorrei stare nei suoi panni perché sono tensioni pazzesche, pressioni forti. Insomma è un ragazzo che è stato campione del mondo, ha frequentato i club più forti eccetera, e si trova dopo tutte queste partite a non aver ancora vinto una partita, questo costa insomma, però bravo perché continua a lottare insomma. Non penso sia il caso di esonerare Oddo, scrive Sandro da casa, anche se pure il mister si trova in confusione. La sua grande colpa è quella di aver assecondato il pessimo mercato estivo. Presidente Ortolano. La seconda, io credo che il Pescara si sia trovato in difficoltà, ha dovuto cedere la Padula, ha perso, come ha detto Bruno, dei pezzi che per una società che deve fare questo tipo di politica,
che non è facile mantenere nemmeno la Serie B, insomma, quindi uno può fare tutte le conclusioni che può trarre tutte le conclusioni che vuole, comunque non è sicuramente facile. E quindi si sia trovato nell'andare avanti durante la stagione estiva la certezza, la sicurezza che arrivassero alcuni giocatori, qualcuno forse che lui ha cercato per dare equilibrio a questa squadra, per dare anche sicurezza, certezze, esperienza, tipo Aquilani, non si è integrato, qualche difensore ha avuto qualche difensore ha avuto qualche infortunio di troppo, abbiamo perso però, per strada. Io scusa se ti interrompo, ma Aquilani e Pepe dovevano essere i primi rinforzi nostri di ottobre-novembre. Sono arrivati uno sovrappeso e l'altro Aquilani che sembra un ex calciatore, cioè e poi è stato preso. Aquilani giocava in Spagna, no, è un ex calciatore. In Portogallo avrà fatto 15 partite con una squadra di valore europeo. Che è stato scritto sui giornali che bisognava dargli tempo, due mesi di tempo per poter entrare in condizione. Ma il Pescara non può permettersi due mesi di tempo e nella situazione in cui si trova per recuperare i giocatori. Che poi non sono stati recuperati perché Pepe si è infortunato di nuovo. Pepe si è infortunato. Perché si è infortunato appena arrivato e quindi i nostri rinforzi non ci sono stati praticamente. A questo proposito volevo sottoporvi le mail di un tifoso, Pierluigi, che scrive: i veri colpevoli secondo me sono, oltre a Od della società, i giocatori con più esperienza come Aquilani, Bizzarri, Pepe, Campagnaro. Povero Manai, come si fa a criticarlo? L'anno scorso giocava in Serie D. Maurizio. Ma guarda, io oggi guardavo un attimo le partite in televisione e fino a quando, come ha detto Bruno, il secondo gol del Bologna, Bizzarri ha parato, ma anche nelle altre partite è stato un baluardo estremo, nel vero senso della parola. Il problema è che a un certo punto la squadra si è sfalsata, lo stesso Benai non rende come prima, Memusciai non è quello degli anni precedenti. Ha sbagliato due rigori. E ci sono tante situazioni, la difesa che sbanda sempre, lo stesso Campagnaro che entra e esce per infortunio, è sempre infortunato. Queste cose purtroppo hanno pesato amaramente sull'andamento della squadra. Poi, come si diceva prima, uno punta tutto su Baybek, è sempre infortunato. Manai, che è una promessa, diciamo che era una promessa, non l'ha dimostrata affatto caratterialmente. Tante situazioni che hanno portato a uno scollamento della squadra. Certo, oggi tutti quanti contestano il presidente Sebastiani, però io dico che tenetevelo stretto, perché oggi fare calcio è difficile. Quando c'è una persona che comunque vuole continuare a fare calcio, tenetevelo stretto, se no guardate Lanciano, guardate Chieti, insomma i problemi ci sono. È difficile fare calcio, ma è anche facile non farlo più. Tutti i modi ti aggiorno che la Lazio ha vinto 3-1. È definitivo il risultato. Sì, l'ultimo gol l'ha fatto Radu e Marchetti ha parato un rigore. Beh, invece, non segue la trasmissione nostra, sta guardando. No, sto seguendo. Ma lui è un tuttologo, lui fa tutto, segue. È un tuttologo, l'hai esatto, detto. Esatto, che tuttologo sarebbe. Non tutto fare in questo. E invece Lazio-Fiorentina? Lazio-Fiorentina 3-1. Ah, 3-1, ok. E siamo tutte e due sul definitivo, sì. Sul finale. Benissimo, allora tra poco vedremo la classifica aggiornata. Intanto andiamo in Lega Pro, iniziamo a parlare del Teramo, a cui accennavamo ad inizio trasmissione. Sì, è vero, abbiamo la Serie B, giusto ci viene ricordato dal nostro tecnico Enrico Martelli, abbiamo la Serie B per esaminare insieme questa 19ª giornata, vediamo i risultati. Bari Avellino 2-1, Benevento Ascoli 0-0, Cittadella Pisa 1-0, Latina Brescia 1-1, Novara Cesena 3-1, Provercelli Spal 3-1, a Salerno Carpi Barte Salerno 2-1, Spezia Perugia 2-1, Ternana Vicenza 1-2, Verona Virtus Entella si gioca domani alle 20:30, Trapani Frosinone 1-4. Bene, vediamo la classifica velocemente. In testa il Frosinone, temporaneo capolista in attesa del posticipo di domani, e via via tutte le altre. Abbiamo il Trapani isolato, sempre più isolato in fondo alla classifica con 11 punti. E andiamo a commentare così questo campionato. Il Verona ha perso temporaneamente la vetta, superato da un Frosinone super, però è temporaneo perché comunque domani sera c'è il recupero, il posticipo tra Verona e Virtus Entella. Tu pensi che
tornerà. Ma il Verona è fuori condizione perché sono parecchie partite che ha preso 5 gol, 4 gol in due settimane e poi stava avanti 6-7 punti, sembrava la squadra imbattibile, invece è tornata indietro, è stata, vedi, scavalcata anche da, quindi mio telefono. Capito Mila? Niente, il Verona non dà più quella sicurezza delle prime 10 partite. E poi c'è questo Bari che risale la china, terza vittoria interna consecutiva, quindi il cambio dell'allenatore è stato salutare. Bruno, sentiamo anche il presidente Ortolano. Salutarsi, Colantuono sicuramente è un sport, è un grintoso, uno che fa giocare le squadre in un certo modo. Adesso anche il Bari ha bisogno di una sequenza di risultati positivi in una città difficile che vuole sicuramente e ambisce a tornare in Serie A dopo le delusioni degli anni passati, quindi sarà un cammino lungo, qualche rinforzo sicuramente sarà preso, però davanti ci hanno realtà che vogliono ugualmente raggiungere quell'obiettivo. Verona e Frosinone sono sicuramente due squadre costruite anche attraverso il cosiddetto paracadute, ampio paracadute, le retrocesse hanno sicuramente la possibilità di colmare facilmente un gap con la Serie A, quindi credo che il Bari come il Perugia dovrà lottare moltissimo, insomma, per inserirsi nel contesto dei play-off. Maurizio, ma Baroni ogni anno trova la squadra e fa lì. Punti come, però, media è il più grande, però poi non conclude mai perché ha paura, è un po' triste come per... Sì, non rideva mai, io non so se come era messo con la ma voi siete che... guarda, voi siete incredibili, voi guarda. Che mi dai del voi? No, è opinionisti le cose, cioè questo è un tech, al di là che a pescare sono d'accordo io che ha sicuramente impaurita alla fine. No, non ha sposato la sì, la filosofia, l'ambiente della società e della città, insomma. Ma Barone ha fatto risultati prima di Lanciano, non mi ricordo la squadra, a Lanciano, a Pescara, a Novara. A Benevento, cioè, bisogna dare delle certezze nel calcio, sennò qua dicono vabbè, è triste, sì, però allora no. Arriva sempre okay, arriva nelle piazze dove può arrivare quinto, perché diciamo. Cioè, allora quelli che sono andati a Bari, mi dispiace per Camplone, insomma, che poi ha dovuto rimediare una situazione, ma a Bari avevano costruito la squadra per... quel Benevento è una squadra che fa tra C l'anno scorso, tra l'altro il Benevento ieri con l'Ascoli, ma non è vero che il presidente c'ha, perché sono progetti importanti, non è che il presidente c'ha i soldi per buttare per il Benevento. No, non è di butta Vigorito, però voglio dire Vigorito è una persona non dico come industriale, cioè è una persona anche oculata, perché non ha buttato i soldi in Serie C per questo tipo di discorso, insomma, quindi si è affidato a una società che ha un tecnico che... Vediamo intanto la classifica aggiornata, vediamo la classifica in Serie B, abbiamo visto, tra poco vedremo la classifica aggiornata in Serie A. Intanto su Vincenzo Vivarini, un allenatore a te molto caro, molto Maurizio, amici, lo rispetto che va avanti a suon di pareggi con il Latina, dodicesimo pareggio. Questo è il quinto pareggio consecutivo. Sì, va dato merito, perché la squadra non è che sia una grande squadra, però lui ci sta mettendo del suo. La piazza è difficile. Piazza è difficilissima, quella. Anche perché a Latina è una piazza tosta dove il pubblico è abbastanza incandescente. Però, se mi permetti, volevo fare un plauso al Carpi, che è sempre lì con Castori, che oggi ha festeggiato le 700 panchine da quando allena, di conseguenza è un allenatore umile ma capace. Vero, torniamo alla Serie A, scusa Maurizio, perché rivediamo la classifica aggiornata, eccola qui, vediamo il Genova a quota 23 punti, la Fiorentina 26, per quanto riguarda la vetta non può cambiare più niente, ieri questo match verità tra Juventus e Roma ha sancito ancora una volta la superiorità dei bianconeri. Sì, la partita è stata equilibrata, insomma, una prodezza di Higuain ha ribaltato la situazione, poi la Roma ha attaccato, però la Juventus ha più corpo, è più robusta, ha una scelta molto più ampia nella rosa dei suoi giocatori, insomma... Anche una potenza societaria superiore, perché la Roma, leggo che ha qualche problema
economico, che lo stadio che era già stato preparato invece si è bloccato, invece la Juve va avanti dritta, compra giocatori più giovani, li tiene lì, li dà in prestito. Sì, allora c'è un messaggio Facebook dei tifosi, ultimi in classifica, presidente buon Natale, l'augurio ironico, Loris, D'Emilio siamo ultimi. Un po' pentito. Angelo, buonasera, non si improvvisa in una partita un po' di gioco verticale d'agonismo, avessimo continuato questo gioco dopo le prime di campionato in difesa in occasione delle palle ferme, punizioni o calci d'angolo, i difensori non stanno appiccicati ognuno al proprio avversario, difensore o attaccante che sia, così che arrivano puntualmente gol degli avversari, poi in attacco sembra che arrivare al limite dell'area è tutto quello che noi vorremmo vedere. Andiamo velocemente, si perde la palla con fragilità per pochezza di schemi di gioco, senza cercare con determinazione i movimenti del gruppo quasi sincronizzati, la porta per fare gol, per vincere, insomma un'analisi molto molto critica. Ancora c'è Igor, ciao Igor, e gli ospiti purtroppo ci sono limiti strutturali, squadra sono dimesso, purtroppo non vedo soluzioni adeguate. A proposito di Simeone che doveva venire da noi, altra doppietta, poi vorrei salutare Bruno Pace e Pamela, seguo gli allenamenti e nelle partite nel calcio a 5 almeno si gioisce, orgoglioso di voi, scrive Igor. Allora insomma analisi molto molto critiche ma anche molto lucide, complimenti a Pamela. Cosa aggiungere, perché dobbiamo andare in Lega Pro? Vogliamo, chi vuole aggiungere qualcosa ai commenti dei tifosi? Credo che comunque sia acclarato. Adesso di questa... Sì. Ma no, sono delusi i tifosi, sono delusi. Io oggi vedevo, durante la partita, alla crisi della squadra, seguivo la crisi dei tifosi. I tifosi dove stavo io non protestavano neanche, erano proprio rassegnati. Poi tu, perché abbiamo visto che cosa è successo. Poi all'ultimo sono usciti quelli della curva e allora c'è stato un po' un ritorno dietro. Però, andiamo in Lega Pro, girone B, vediamo i risultati e la classifica, ricordiamo che più tardi vedremo servizio su Pescara Bologna, ecco qui, Ancona Forlì 0-1, Bastano Fano 1-0, Lumezzane Padova 0-0, Modena Gubbio 2-0, Pordenone San Benedettese 1-1, Regione Parma da giocare, Sant'Arcangelo Albino Leffe 1-0, sul Tirol Mantova 1-0, Teramo Ferralpi Salò 2-2, Venezia Maceratese 3-3, la classifica. In testa il Venezia con 39 punti, Pordenone 38, Reggiana 36, Padova 33, Bassano San Benedettese Gubbio 31, Parma 30, Ferralpi Salò 26, Albino Leffe 25, Sant'Arcangelo 24, Lumezzane Sud Tirol 21, Maceratese ancora 20, Teramo 18, Modena Forlì 16, Mantova 15, Fano 14. E andiamo a vedere il servizio di Paolo Durante su Teramo Ferralpi Salò. Di buono c'è solo il punto, per il resto Albonolis va in scena un Teramo brutto, a tratti imbarazzante in difesa e con scarsa inventiva in attacco. Il guizzo di Croce ad una manciata di secondi dall'epilogo arriva come una manna perché evita una sconfitta altrimenti gravissima. Il Diavolo perde comunque un punto dalla salvezza diretta, ora a due lunghezze. Il tecnico Zauli a fine partita è comunque contento, se si riferisce al 2-2 finale siamo d'accordo, molto meno se si fa il confronto con la prestazione di Parma. Mastica amaro invece Antonino Asta che pregustava già il successo. Di aver fatto anche due gol alla Ferralpi Salò, e questo è un bicchiere mezzo pieno. Io penso che una squadra che possa fare sempre gol è una squadra che prima o poi otterrà con continuità quei risultati. Non aver perso oggi, nonostante questo doppio svantaggio, è molto importante. Per me abbiamo perso, non abbiamo neanche pareggiato, ecco. Però è un momento così, perché sono tanti momenti adesso continuano così. Giochiamo bene e veramente non portiamo a casa alle volte l'intera posta, ma adesso sono tante le gare. E veniamo al campo. Tante le assenze nel Teramo, quelle note di Jefferson, Petrella, Scipione e Cericola, a cui si è aggiunto l'influenzato Fratangelo. Poco male, si pensava c'è Sansovini che farà coppia con Croce per riproporre il 4-3-1-2 che bene aveva fatto a Parma. A sorpresa invece Zauli lo relega di nuovo in panca, affidando a Di Paolo Antonio, che comunque sarà il più positivo dei suoi, il ruolo di guastatore insieme a Croce. A centrocampo nel ruolo di svariare e dietro le punte inserisce Boulevardi. La spiegazione delle scelte, eccola. Ho preferito iniziare come a Parma con più dinamismo, con più aggressività per dargli un'identità alla squadra e andare a prendere un altro. Marco mi dà tante altre cose, ma non gli posso chiedere a 37 anni l'aggressività e l'intensità. Quando scema un pochino il ritmo metto dentro Marco e la nostra alma vincente. Il Teramo parte male, sembra imbambolato, terzo minuto, corner ospite, difesa di Sale sia in occasione del palo di Romero che del gol di Ranellucci. La reazione del Diavolo non si vede, ma il pareggio arriva ugualmente.
25esimo, punizione dai 23 metri, Di Paolo Antonio ci prova, la conclusione non è irresistibile, Livieri è in ritardo. Bonolis in festa, ma un minuto dopo il Teramo trema di nuovo, il colpo di testa di Guerra esce di un soffio. 32esimo, calcio di rigore per il Feral Pisalò, pasticcio difensivo del Diavolo, non sarà l'unico, contrasto in area, Sales Guerra, l'arbitro assegna il penalty, dal dischetto lo stesso Guerra trasforma in rete, Teramo 1, Feral Pisalò 2. Nel finale di tempo il Teramo potrebbe anche pareggiare. Sugli sviluppi di un corner la sfera giunge a Di Paolo Antonio, pronto il suo fendente, ma Livieri è bravo a sventare. Nella ripresa solita girandola di sostituzioni, ma poche conclusioni a rete. Nel Teramo entrano Carcalis, Sansovini e Forte al posto di Peterman, Boulevardi e Carraro. Il Diavolo reclama anche giustamente per un fallo di mano a Galeotto in area bresciana, ma l'arbitro Fiorini di Frosinone lascia correre fino all'epilogo già visto con il 2-2 firmato da Croce. E continuano a scriverci i tifosi del Pescara per la rabbia di vedere i biancazzurri ultimi in classifica, ma ricordiamo che più tardi alle 23.30 potremo vedere il servizio su Pescara Bologna e continuare a parlare dei biancazzurri. Maurizio Formichetti, il Teramo abbiamo detto secondo pareggio consecutivo, però anche delle scelte particolari da parte del tecnico Zauli, per esempio lasciare fuori di nuovo Sansovini, farlo entrare a partita iniziata. Beh, sai, l'allenatore era qui quest'estate, l'ha allenato, ha fatto la preparazione, poi è andato via. Può darsi pure che nel periodo in cui lui allenava Sansovini o susseguentemente alla sua cacciata avrà avuto dei comportamenti che a lui non sono stati graditi, è tornato a terra e l'ha messo in panchina. Ci può stare, soltanto che avere un giocatore come Sansovini con la sua carriera, ma anche col suo stipendio in panchina, fa un po' difetto, però sai, l'allenatore è lui che sta rischiando, anche perché è stato già una volta esonerato e sta giocando in questo senso. L'altro dal gol, un intervento di Sansovini, un tiro di Sansovini, e poi è stato realizzato il gol di Croce, quindi si è rivelato ancora una volta utile. Non credo, Maurizio, scusa, non credo che un allenatore si dia la zappa sui piedi da solo perché per una ripicca, se eventualmente avesse detto qualcosa. Può darsi che Sansovini, che ha 35 anni, quante ne ha, viva un momento di riflessione, per cui è preferito un altro a lui. Perché non è. Io non ci vedrei la. Ma io non mi so dare una spiegazione perché Sansovini non stia giocando queste ultime partite. Evidentemente in questo momento non rende. Non lo so. Anche Caidi è un giocatore che Zauli non fa giocare dall'inizio. Caidi, un giocatore di esperienza. Vabbè, ma le rose adesso sono di 20-25 giocatori. Sai, le scelte sono spesso imbarazzanti, ma ci sono. Non lo so, può darsi che si affiderà, lui pensa di affidarsi a uomini diversi e magari vorrà uno forte fisicamente al centro dell'area, ma crede in questo schema, non lo so. Pure io, Sansovini, il sindaco, ha fatto bellissimi campionati da noi, eccetera. Però gli anni passano per tutti, magari lui non c'ha più lo sprint che. C'è Marcello da Teramo che scrive: Jefferson forse andrà via a gennaio, meglio così, inutile pagarlo. Jefferson, questo giocatore che è arrivato, è stato una meteora, ha giocato pochissime partite, anche per gli infortuni, esatto, Presidente. Sì, sì, io ritenevo che fosse un buon acquisto anche per, diciamo, la fisicità del Teramo lì davanti, insomma, potesse aiutare moltissimo Sansovini e il gioco che faceva prima Zauli, che quello di Nofri l'ho seguito poco. Se infortunato, torniamo ai problemi del Pescara, sicuramente ha giocato pochissimo, invece io l'avevo visto con Latina. Con Latina, sì. Forse proprio a Lanciano lo vidi, mi piacque tantissimo, insomma, come Le qualità ci sono. Le qualità ci sono. Andiamo alle pagelle del Teramo, pagelle che ha formulato Paolo Durante, vediamo che voto ha dato il nostro collega alla formazione biancorossa. Voto 5,5 al Teramo, la partita è riuscita a raddrizzarla, ma sotto il profilo della prestazione un passo indietro rispetto a Parma. Squadra apparsa balbettante in difesa e poco incisiva in avanti. Buon per il Diavolo se il Feral Pisalò non è riuscito a chiuderla. Miglior giocatore Alessandro Di Paolo Antonio, schierato in un ruolo non suo, punta aggiunta accanto a Croce, ha realizzato il gol
dell'1-1, ma soprattutto è stato uno dei pochissimi a correre in mezzo al campo e a provare a contrastare la fisicità del Feralpi Salò. Quindi questi i voti di Paolo Durante, concordi Maurizio? Sì, sì, è vero. Io avrei dato anche un 6 al posto del 5,5, perché comunque pareggiare una partita ormai persa è sempre difficile. Il Terma ci è riuscito, questo secondo pareggio consecutivo, dopo l'ottimo fatto a Parma, io ovviamente oggi mi aspettavo un Teramo vincente, però per come si è messa la partita il punto recuperato è d'oro. Bene. E ora andiamo in Serie D. Pubblicità. Prima abbiamo la pubblicità? Bene, ci vediamo tra poco allora. Bene, torniamo alla Lega Sportiva, ci siamo lasciati con il Teramo, ricordiamo solo il prossimo appuntamento in casa con il Feralpi Salò, giusto? Venerdì alle 14.30 al Bonolis per gli uomini di Zauli, e intanto c'è un risultato da correggere, Bastanofano è 1-1 sempre in questo girone. Bene, andiamo alla Serie D. La Serie D che oggi ha visto nel girone F una squadra abruzzese perdere la vetta, il San Nicolò. Ecco qui il quadro dei risultati: Agnonese Vastese 0-0, Chieti Alfonsine 0-3, Civitanovese San Nicolò 1-1, Fermana Jesina 3-0, Mateli Capineto 0-0, Monticelli San Maurese 1-2, Recaratese Romagna 3-2, San Marino Castelfidardo 3-1, Vispesaro Campobasso 4-0. E vediamo la classifica: Fermana 35, San Nicolò 34, Vastese Vispesaro 33, Matelica 31, San Maurese 28, Agnonese 27, Jesina 23, Monticelli 22 insieme al Campobasso, San Marino 21, Civitanovese 19, Alfonsine, Castelfidardo e Pineto insieme alla Romagna 17, Recaratese 15 e Chieti 0 punti. Ricordiamo che i Neroverdi oggi non hanno disputato la partita vinta dall'Alfonsine a tavolino, perché sappiamo tutte le vicissitudini, quindi il Chieti non si è proprio presentato oggi. Un gruppo di tifosi però è entrato in campo per dire... Sì, noi... poi vedremo il servizio su sì. questo atto dei tifosi, su questo gesto, che oggi appunto hanno contestato la situazione della società del Chieti. Torniamo al... della società. No, più che la società, hanno contestato tutta la, sì, tutta la situazione. Tutta la situazione, città. Adesso tra poco vedremo questo servizio. Intanto parliamo del San Nicolò che scivola al secondo posto perché la formazione di Massimo Epifani non va oltre l'1-1 sul campo della Civitanovese. Vediamo le immagini dei gol di questa partita. Sale a quota 33 la Vispesaro, che aggancia la Vastese invece frenata sullo 0-0 ad Agnore, un pareggio per il San Nicolò, un'occasione perduta perché la squadra avversaria è scesa in campo con un gruppo di juniores, il vantaggio ospite al 33esimo, il numero 8 Stivaletta, un vero e proprio playmaker, si è impossessato di una palla oltre 20 metri dalla porta dei padroni di casa e tirava con decisione, il lancio sorprendeva un po' Ferretti e finiva in rete, il pareggio di Rossobru al 36esimo, manovra in linea piuttosto veloce. Ecco qui vediamo il primo gol del San Nicolò. Cesca invece nel pareggio dei rossoblù che avveniva al 36esimo, Cesca innescava Matteo Maresca, il giovane attaccante di Porto Recanati, con sole due apparizioni prima squadra è stato lesto a incunearsi nello schieramento ospite e battere Petroni, e questa quindi la sequenza dei gol di questa partita che fa scivolare il San Nicolò al secondo posto. E invece a Chieti, come dicevamo, la contestazione dei tifosi questa sera. Vediamo il servizio di Stefano Faita. Ore 14.30 di domenica 18 dicembre 2016. I cancelli dello stadio Angelini restano chiusi e oggi nessuno scenderà in campo. Per la prima volta in 94 anni di storia, il Chieti, suo malgrado, rinuncia a giocare una partita. Il calcio cittadino non aveva mai toccato un punto così basso, neanche quando, 10 anni fa, la squadra non si era iscritta al campionato e fu costretta a ripartire dalla promozione con una compagine societaria completamente nuova e capeggiata da un teatino ad hoc. Il Chieti ora è nel limbo, vive una situazione assurda, in attesa di sapere se l'attuale stagione potrà essere portata a termine per salvare almeno il titolo sportivo.
Quando l'orologio segna le 19.22, 1922 l'anno di fondazione del Chieti, i supporter teatini tornano a riempire i gradoni della curva Volpi per dimostrare che il popolo neroverde è più vivo che mai. Una ridicola dirigenza, scrivono gli 89 maidomi in una nota, non ha spento la nostra passione. Siamo pronti a ripartire con lo stesso entusiasmo di sempre. I fallimenti, insomma, non sono in grado di spegnere i sentimenti di un popolo sempre più orgoglioso dei propri colori. I 94 anni di storia, dal 1922, forse questa è la pagina più brutta che si scrive per la storia della Calcio Chieti. Vuole dire che questo però non è un funerale, e potete vedere dalle immagini che c'è gente, c'è molta gente. A Chieti c'è voglia di calcio e c'è voglia di Calcio Chieti. E questa manifestazione è innanzitutto voler dimostrare alla città che il Chieti Calcio è dei tifosi, non è della politica, non è di imprenditori che vengono, prendono, da personaggi strani che ruotano ormai da troppi anni. Tra l'altro anche personaggi di Chieti che hanno preceduto gli ultimi personaggi. Nell'indifferenza della politica e dell'imprenditoria cittadina, noi siamo qui come sempre a metterci la faccia per dimostrare l'affetto incondizionato che nutriamo verso i nostri colori. Una società di calcio può fallire, però noi ci siamo e ci saremo sempre, a testa alta e a petto in fuori, al di là delle categorie e del risultato. Ci siamo, ci vedete e siamo più vivi che mai. Nel momento in cui uno pensa di essere arrivato chissà dove, poi dopo piomba nella disperazione, abbiamo qui attorno tanti esempi, non è solo il Chieti. Ripartiremo. Maurizio Formichetti, delusione ma anche fiducia nel futuro da parte dei tifosi del Chieti. Beh, l'unica parte positiva di questa situazione sono i tifosi. C'è stato un purpurì di tifosi, il tifoso vero che vive per il Chieti, poi c'è stato un imprenditore, un avvocato. Chieti, il tifo c'è sempre stato, quello che è mancato a Chieti è la società, per certi versi, la imprenditoria, ma l'imprenditoria a Chieti non esiste più perché la Val Pescara ormai è defunta. Quei pochi che ci stanno, mi risulta che qualcuno, anche se in maniera non proprio evidente, ha dato un contributo a questa squadra. Adesso bisogna capire un attimo il giudice fallimentare se darà l'ok alla curatrice fallimentare per finire il campionato, appunto per salvare questo benedetto titolo. Comunque c'è una società che sta facendo un cammino di promozione che sembra, da quello che si dice, che potrebbe comunque subentrare o nel corso d'opera o a fine campionato. Bisogna capire un attimo quali sono i debiti e quantificare il tutto. Certo, è una pagina bruttissima, anche perché, lo dico serenamente, il Chieti ha avuto tantissimi giocatori che hanno calcato i campi di Serie A, abbiamo avuto nelle nostre file un campione del mondo che è Fabio Grosso. Bruno Pace non ha vinto, mi ha anticipato, ma volevo dire che Bruno è stato un tecnico del Chieti apprezzato e lui si è dato tanto da fare, però diciamo che con la fine di Buccilli, Professor Cornacchia, c'erano tutti Professor Cornacchia, erano, sì. Però a Chieti, quando volevano offendere qualcuno, non dicevano Pescare, cioè, a Pescara dicono guarda, non amica, voglio dire. Sì, però voglio dirti questo, Bruno, che io sono molto affezionato al Chieti, anche insomma. Scusate, vi devo interrompere perché dobbiamo andare al girone G della Serie D, possiamo parlare a lungo, naturalmente tutta la nostra solidarietà al Chieti e ai suoi tifosi. Vediamo il quadro delle partite di oggi. Alba Longa Arzachena 0-0, Avezzano Torres 1-0, Flaminia Città di Castello 3-0, Foligno Sansepolcro 0-3, Latte Dolce L'Aquila 0-2, Muravero Stiamare 1-1, Nuorese Lanusei 3-1, Sant'Eodoro Rieti 0-3 e Trestina Monterosi 0-3. Vediamo velocemente la classifica con l'Aquila al terzo posto, a ridosso di Rieti con 36 punti e Monterosi 35, e seguono tutte le altre. L'Avezzano sale a quota 25 insieme al Sansepolcro. Questa squadra ha rispettato quello che voleva il presidente Faris, che aveva chiesto due vittorie consecutive, altrimenti avrebbe preso provvedimenti e i giocatori hanno recepito. Andiamo a vedere i dettagli di questa vittoria dell'Aquila sulla Torres nel servizio che segue.
Fate dolce sfida l'Aquila, una delle corazzate di categoria aspirante al trono di grande con ambizioni da gran salto. Chialvani Sanna di Sassari lancia in campo il suo ultimo acquisto, volto noto nel pallone isolano Steri. 11 bianco celeste che si adatta alle assenze dal regolamento fuori quota. Ancora dentro il portierino Millennial Pitalis, attacco affidato a Palmas, Canalini e Scognamillo. Fuori Usai, anche Ruggiu e Santoni. I primi 10 minuti di gioco scorrono via senza note da taccuino. L'Aquila si presenta ben coperta con una retroguardia che in copertura schiera 5 uomini a difesa della porta di Farroni. Latte dolce in versione offensiva caccia di spunti da offrire sui avanti. Al 23esimo, inaspettato, arriva il vantaggio aquilano. Un lancio centrale da oltre metà campo pesca Russo sulla tre quarti e l'usa la guardia del difensore di casa, l'attaccante punta la porta, supera Pitalis in uscita e innesca per lo 0-1. I sassaresi provano a reagire, alla mezz'ora la bordata di Mereu non c'entra il bersaglio, ma il latte dolce ci prova. Il piatto al volo di Del Rio trova la gran parata di Farroni, giallo a Pepe, forcing isolano e l'Aquila pronta a ripartire pericolosa con i suoi attaccanti. Un minuto di recupero e tutti nello spogliatoio con gli abruzzesi in vantaggio con il minimo scarto. Nella ripresa subito l'Aquila in avanti con la difesa sarda a liberare in angolo. Si scalda tutta la panchina ospite. Al 48esimo Cocco pesca Canalini sulla destra. Gran tiro che esce di un nulla al lato alla sinistra di Farroni. Al 54esimo Arboleda mette giù in aria Canalini. Rigore. Batte l'attaccante ma Farroni para tuffandosi alla propria destra. Espulso Mister Morgia per protesta. Pressione sassarese, ammonizione per Cocco, dentro Brenci per Zane, Pepe già ammonito, rimedia il rosso con intervento falloso e lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Al minuto 83 è Brenci a sfruttare al meglio ripartenza e leggerezza avversaria, regalando il raddoppio ai suoi. Lo 0-2 mette il sigillo al match e condanna il latte dolce alla sconfitta casalinga. Bene, noi continuiamo a chiacchierare, qui si parla, Bruno Pace che non si ferma mai. No, io sto ascoltando, sempre la colpa a me. Sì, sei il capobanda, ma è giusto che sia così, insomma, ti vogliamo così con questa tua verve. E adesso lasciamo il calcio per poco, perché torneremo più tardi, come abbiamo detto, a parlare del Pescara con il servizio. Andiamo in Lega 2 Girone Est di basket, vediamo il risultato dell'unica squadra abruzzese che ha giocato oggi. Allora, i solito Sharks hanno condotto una buona prestazione, ma si sono arresi a Ravenna con il risultato di 86-79. Ricordiamo che il Chieti non ha giocato con la Virtus Gaffredo Bologna, così come sono state rimandate altre partite per gli impegni alle European del 18 di alcuni giocatori. La gara dei biancorossi è stata rinviata al 22 febbraio. Invece in Serie B, gironi C e D, anche qui scopriamo, c'è la classifica, giustamente, vediamo la classifica. Il solito Sharks terzi insieme al quarti dopo il Ravenna con 16 punti, Proger Chieti terzultima con 8 punti. Andiamo alla Serie B, girone C, dove si registra la vittoria del Teramo. Il Teramo Basket che batte il Barcellona Pozzo di Gotto per 64-59. Velocemente la classifica, poi ci trasferiamo nell'altro girone. Ecco qui il Teramo arrivato a 14 punti in classifica. Andiamo avanti in Serie D. Risultati abruzzesi: 85-74, Olimpia Matera, Giulianova. Porto Sant'Elpidio, Amatori Pescara, 42-64. È la sesta vittoria consecutiva per i pescaresi. Rimini Guerra Ortona 70-63. E poi abbiamo il Campli che si arrende in casa con il Montegranaro per 51-72. Anche qui vediamo la classifica. Montegranaro in testa con 20 punti, seguono tutte le altre, ma c'è da notare che Campli e
a Motori Pescara solo per la prima volta a Paiate, a quota 18. Bene, andiamo adesso a occuparci di calcio a 5 con Pamela. Pamela che da un po' di giorni è a riposo con la tua squadra perché il campionato è fermo. L'ultima partita l'avete giocata credo due settimane fa con la Tienese. È finita in un 2-1, quindi una vittoria casalinga. Adesso cosa state facendo? State allenando ugualmente? Sì, adesso stiamo facendo la preparazione, riprendendo la preparazione che si fa a inizio campionato, così come adesso siamo ferme, quindi per mantenere comunque un buon livello sia atletico, tattico, tecnico. Non ci fermiamo mai, continuiamo sempre ad allenarci per gli appuntamenti futuri, anche perché l'8 di gennaio scendiamo di nuovo in campo, quindi non possiamo darci i panettoni. Stanno arrivando delle mail, alcuni telespettatori, ecco qui vediamo un tuo gol che hai realizzato, quando eri in quale squadra? Mamma mia, credo alla Roma. Nella Roma, sì. Di quanto tempo fa parliamo? Vabbè, qualche mese fa. Non parliamo forse del calcio a 11, forse sarà 2009-2010. Bene, noi abbiamo anche un altro filmato che riguarda la tua seconda attività, perché tu sei una bravissima cantante, sei stata anche alla trasmissione Amici di Maria De Filippi nel 2012. Vediamo sì. L'altra faccia di Pamela in questo filmato che ci viene proposto la regia. Siamo tornati in studio, brava Pamela, riesci a abbinare la tua attività di cantante con quella di calciatrice ancora? Sì, assolutamente sì, comunque sono due cose che hanno bisogno tutte e due di moltissimo lavoro, quindi riesco sicuramente ad unire queste due passioni che ho facendo molta fatica, ma solamente tramite le fatiche ci si toglie delle soddisfazioni. Ci stanno facendo notare i telespettatori, hanno scritto nelle mail che tu somigli a Cameron Diaz, in effetti te l'avranno già detto perché la somiglianza è veramente lampante. Pensa, lei Cameron Diaz, a me Giorgio Gaber. Tu pensa che se coppia, io adesso posso coppia. Accettare questa cosa. Da. A chi vorresti essere paragonato? A Brad Pitt. Riesce a essere più brutto di me addirittura, figuriamo. Sì. Ma no, dai, era affascinante. Sì, moltissime persone. E quindi fai anche spettacoli, fai? Sì, sì. Canti, a Capodanno dove vai a cantare? No, diciamo vuole venire, che Bruno, vuole voglio venire, venire sì, dai. Diciamo che come nulla togliere alle persone che cantano a Capodanno, queste cose qui, diciamo che sto cercando di lavorare per un eventuale CD, a Capodanno lasciamo cantare chi fa questo per lavoro, quindi le feste del Capodanno. Bene. Ritiro quello che ho detto, di non vado a Capodanno. Di Turin, capito? Di Torino. Bravo. Sì, come diceva... Giustamente. Ma tu sai che lui è stato un giocatore molto diverso. Sì, no, sì. Ma di me si è appena sì, sì. Io so bene giovane. Che è stato
un ottimo giocatore, perché di anche prima la Bologna, di Bologna, di quelli oggi. Io ne approfitto per fare gli auguri al vostro tecnico Everaldo Segundo, che è stato poco bene in questi Segundo, ultimi giorni. Segundo, mio amico, e quindi lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione. Segundo, ecco, mio amico. Partono gli applausi. Invece Pamela della maschile, con cui convivete felicemente, cosa dici dopo questo scontro diretto vinto col Napoli, Pescara campione in inverno? Sì, io ho visto questa partita come ogni partita. Il Pescara afferma di avere una squadra veramente fortissima, un organico completo di giocatori che turnano con le stesse qualità, le stesse caratteristiche. E sinceramente è capitanata da un professionista che si chiama Danilo Iannascoli, cioè la famiglia Iannascoli, che con il sacrificio e la passione che mette per questa squadra si può ottenere solamente il meglio. Così come questi sacrifici vengono anche trasportati nella femminile, perché Danilo e il suo staff, anche se la nostra squadra femminile ha un sistema piramidale, però ci sono tante persone che hanno sposato la causa, e tra queste appunto Danilo, che ha assorbito, la nostra realtà, insieme ad altri, Palladino, che salutiamo, che è molto vicino a noi questa sera, Palladino, perché qui il presidente Coltellessa, Carlo Bonetti, e anche uno dei tecnici che avete citato prima, che è appunto Everaldo Segundo, che è uno dei più bravi su piazza, non detto da me ma da tutti quanti. Io posso solamente confermare questa cosa, perché in pochissimo tempo, con un organico che è stato messo da poco, l'ha assemblato e l'ha messo nelle migliori condizioni per poter affrontare qualunque squadra a testa alta e a viso aperto. Lui è un brasiliano, ha una sensibilità di palleggio, hai visto quando fa queste... Sì, diciamo che a noi ci ha messo in campo, ma le sue qualità... No, sto scherzando. No, ascoltiamo l'intervista realizzata da Roberta Valerio con Fulvio Colini, riprese di Massimo Lupacchini al termine di Pescara Caffè Lollo Napoli, vinta 5-1 dai pescaresi. Siamo qui con il presidente Danilo Iannascoli, una partita con un risultato perentorio, un'altra grande partita del Pescara, e si finisce primi in questo girone d'andata. Come si può commentare questa prima parte del campionato? Beh, siamo stati perfetti, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo arrivati prima in... abbiamo sempre vinto in casa, abbiamo vinto tutte le partite, ne abbiamo pareggiate soltanto due, abbiamo mantenuto l'imbattibilità, che dobbiamo dire, sono stati bravi, e speriamo di continuare così. Certo che finiamo l'anno bene, è un buon Natale per tutti, per i nostri tifosi, per le nostre famiglie e per noi tutti, perciò è chiaro che siamo tutti contenti, e poi vedremo, perché comunque alla fine la classifica dice che le prime cinque squadre erano quelle che si prevedevano, che stavano tra i primi cinque posti. Perciò la classifica alla fine dice sempre la verità. Anche quando gli avversari sono forti come il Napoli, oggi in primo tempo è stato anche giocato bene, insomma, dalla squadra partenopea, poi riesce comunque sempre con personalità a trovare il bandolo della matassa e a far sua la gara. Sì, hai detto bene. Oggi il Napoli intanto ha dimostrato che il primo posto non era casuale, poi non si vincono 9 partite senza avere delle grandi qualità, perciò è chiaro che oggi abbiamo visto il primo tempo ha giocato molto bene, alla pari nostra. Secondo tempo, secondo me, noi abbiamo non dominato ma stradominato, potevamo andare con qualche gol di più nei primi 5 minuti del secondo tempo. Però ripeto, al secondo tempo, insomma, c'è stata una squadra sola, siamo stati noi. Evidentemente l'intervista non era a Danilo Iannascoli, ma a Fulvio Colini, ma a Danilo Iannascoli, presidente del Pescara Calcio a 5, intervistato da Massimo Renella, il massimo dirigente, che ha fatto anche gli auguri ai tifosi. Ricordiamo anche la vittoria in rimonta dell'Acqua e Sapone sul Caos Fuzza, l'Acqua e Sapone che vola dopo il cambio in panchina, dove è arrivato Antonio Riccio. Entrambe le squadre abruzzesi saranno protagoniste della Winter Cup, che si svolgerà contemporaneamente al Palarigo Piano e al Palaroma, a seconda dei gironi in cui sono state inserite le due abruzzesi, dal 27 al
29 dicembre. Andiamo in pubblicità. È stato richiamato a Rieti, è vero, è stato richiamato Mario Patriarca ad allenare in Rieti dopo l'esonero di Battista, quindi presidente Pietro Paoli un po' in è la seconda volta che con Patriarca fa così, sia l'anno scorso che quest'anno. E questo è un riconoscimento a Patriarca che è veramente un bravo tecnico, insomma, non dico lui se la squadra che ha ha degli alti e bassi. Grazie. Parliamo di pallavolo, abbiamo delle immagini dal Siego in Pavi da Ortona. Solo per comunicarvi il risultato che Siena, capolista del girone, ha battuto la Siego Impavida con il risultato di 1-3, quindi la squadra allenata di Paolo Toffoli continua nella sua serie positiva. Era tutto pronto per il colpaccio, voleva tentarlo la squadra di Nunzio Lanci, invece la partita si è chiusa con il punteggio di 1-3 in favore della capolista. Adesso andiamo al rugby per registrare la prima sconfitta interna dell'Aquila Rugby con il Primavera in una gelida serata aquilana. È arrivato quindi il primo stop interno per l'Aquila che al Fattori perde con il risultato 17-32, con una Primavera sicuramente più motivata e agguerrita. Ad un turno dalla fine della fase territoriale di Serie A, i neroverdi si confermano comunque maticamente primi nel girone 4. Bene, dal rugby velocemente al ciclismo, Maurizio Formichetti, quali novità ci annunci? Beh, la novità è ormai annunciata da tempo che dopo 50 anni il Giro d'Italia tornerà a scalare il versante da Roccamolice della nostra Maiella con arrivo al Blockhaus. E sarà la nona tappa, una tappa bellissima, quasi interamente abruzzese eccetto i primi 15 km in territorio molisano, perché la tappa partirà da Montenero di Bisaccia. È una tappa che che sognavo tanto tempo, l'ho costruita, l'ho disegnata, l'ho presentata in regione, è stata accolta e insieme a degli imprenditori la stiamo portando avanti. C'è stato l'altro giorno su un giornale locale, c'era un articolo, la Tirreno Adriatico non arriva in Abruzzo, ma non arriva in Abruzzo perché non ci sono state delle richieste e anche perché la RCS, che è un'azienda che a fine anno deve fatturare positivamente anche con il cambio di presidenza e di proprietà con l'avvento di Cairo, va alla ricerca di posti sicuri e ci sarà per la prima volta dopo tantissimi anni la Tirreno non passerà in Abruzzo, ma non perché sia stata una volontà dell'RCS, perché non ci sono state richieste ufficiali da parte dei comuni. Però oltre al Giro d'Italia, a giugno avremo la conclusione del Giro d'Italia Under 23 che quest'anno si ripropone, organizzata in collaborazione con la Federazione Cyclistica Italiana e la stessa Gazzetta, e ci saranno le due tappe conclusive qui in Abruzzo, la Francavilla Casalincontrato con la scala di Passolanciano e il giorno dopo ci sarà la Francavilla L'Aquila Campo Imperatore, dove si concluderà il giro, e quella salita è dedicata a Marco Pantani, dove nel 98 fece un numero bellissimo e vinse il giro, così come sto facendo di tutto per dedicare la salita di Roccamolice a Eddie Max, che 50 anni fa la scalò, si presentò al grande pubblico come poi il corridore che è stato. È stato il più grande di sempre, Max, forse. Secondo me sì, è stato il più grande di sempre, anche perché ha avuto degli avversari validi. Coppi è stato un grande, però aveva Bartali o Magni. Magni le discese. Pamela, torniamo a parlare per l'ultima domanda, il prossimo impegno di campionato sarà tra qualche settimana? Sì, scendiamo in campo l'8 gennaio, una partita per noi molto importante dove dobbiamo acquistare punti, andremo lì agguerrite col coltello tra i denti perché è uno scontro diretto per noi, però non si parla mai prima delle partite, quindi noi adesso lavoriamo e poi andiamo a giocare. Brava. Al sodo, ma subito al sodo, poche chiacchiere e solo concretezza da parte di Pamela Gueri. Presidente, gli auguri ai tifosi abruzzesi, alle squadre abruzzesi da parte di un'autorità della FIGC regionale. Beh, gli auguri a tutte sicuramente le società, io dico in genere dello sport abruzzese, ai dirigenti, per un sereno Natale, per un anno ricco di serenità e di salute. Per i miei dirigenti e per tutti i dirigenti dello sport, sapendo che fanno enormi sacrifici per portare avanti, io dico per il nostro calcio, soprattutto quelli che portano avanti le piccole società,
che sono comunque il numero così grande della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha 11.000 società, di cui 10.800 sono società dilettantistiche, quindi che sono rette esclusivamente dalla volontà, dal volontariato e dai sacrifici dei dirigenti. Quindi buon Natale a tutti e in bocca al lupo a tutte le squadre abruzzesi di calcio a 5, di calcio a 11, di calcio femminile, perché possono raggiungere i risultati, quindi parliamo in termini di salvezza, qualcuno anche di scudetto, perché ne abbiamo un paio qui anche e soprattutto a Pescara che possono ambire allo scudetto finale, così comunque di raggiungere i risultati per tutti. A chi fa gli auguri Bruno Pace? Io gli auguri faccio in generale, anche se credo che difficilmente l'avvenimento si piegherà all'augurio, insomma, quello che sono un po' fatalista in questo, gli auguri, auguri, auguri. Quindi fate quello che volete, io vi auguro. No, io gli auguro con tutto il cuore, però chi me lo garantisce, non c'è una firma, una cosa, ti auguri, è vero, sono un po' contrabbandati, è un po' positivo, io mi auguro il meglio per tutti, però non è originale anche degli auguri, originale anche degli auguri. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Bruno Pace che ci fa sorridere tutti. Perché per lei originale è quello matto, fuori dagli schemi. No, non è matto. Vuole le pagelle per tutti i giorni. Non è, non, la pagella, sei fuori, la pagella. Non sei detto, matto, ma sei fuori dagli schemi, perché sei un personaggio originale. L'unico che non fa gli auguri. Grazie a Bruno Pace, grazie a Daniele Ortolano, presidente, grazie a Pamela Guerri, grazie a Maurizio Formichetti. Grazie a te, Mino. Grazie a Dino Rangelo in regia, a Diego Martelli alle telecamere, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Vi auguriamo un felice Natale. Buonanotte a tutti.